questo incontro di Mata Radiogas. Vorrei cominciare intanto presentando quelli che hanno partecipato a questo progetto qui, che sono le due aziende agricole Tenuta di Bagnoli e Azienda Agricola Sant'Anna. Sono due aziende che hanno impianti di biogas. La Tenuta di Bagnoli ce l'ha dal 2009, la Sant'Anna dal 2012, e quindi avevano anche delle caratteristiche per poter portare una sperimentazione di questo tipo a pieno campo con dei risultati che siano verosimili e soprattutto che siano ben confrontabili. Il progetto ha sicuramente avuto il grande beneficio della collaborazione con Beta, che è una struttura che si occupa di ricerca sulla barbabietola da molti anni e che quindi ha una conoscenza che è stata fondamentale per arrivare ai risultati dove siamo arrivati. Beta si è occupata della gestione del coordinamento di tutte le prove che sono state eseguite. BioAlter, che è un spin-off dell'Università di Udine, che ci ha dato tutto il contributo scientifico necessario per riuscire a capire i risultati che stavamo portando a casa, e ovviamente un ringraziamento alla Regione Veneto, che ha sostenuto economicamente il progetto, e insieme ad Avepa, ringrazio il dottor Tofano che è qui presente, che ci ha seguito in maniera costante, anche con dei validi contributi, per avere dei risultati che poi fossero confrontabili e soprattutto che potessero essere portati fuori dalla realtà aziendale. Bene, dicevo due argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Ovviamente uno è il biogas, che ha caratterizzato la trasformazione di molte aziende che hanno impegnato importanti cifre, hanno impegnato tempo, hanno impegnato la loro organizzazione nella produzione di biogas, che tutt'oggi si trovano a doversi giustificare di fronte alle numerose sconsiderate aggressioni che vengono fatte da tutte le parti, sia dai famigerati comitati che tutti conosciamo, però adesso anche dall'amministrazione pubblica, che trova nel biogas una potenziale fonte di reddito che non riusciamo bene a capire dove hanno fatto i conti per capire quello che si può trarre dagli impianti di biogas. La realtà è che non siamo tantissimi, però il biogas è una produzione importantissima per le aziende agricole e per tutto il nostro settore. Abbiamo capito che il biogas non è solamente buona cosa per le aziende che fanno l'impianto, ma ha un enorme indotto che sta anche cambiando la prospettiva di vita di molte aziende agricole che, ferme sulla semplice agricoltura, non andrebbero molto lontano. Abbiamo riportato qualche numero per far capire la situazione del biogas oggi in Italia. Sono 1300 impianti in tutta Italia, di cui circa un 85% sono impianti agricoli al 100%, non delle fattispecie di agricoli, ma sono impianti di aziende agricole, di cooperative, di consorzi e via dicendo. Quindi un totale più o meno di 1000 megawatt installati, quindi sono impianti che vanno dai 600 ai 900 megawatt. Questi impianti producono oggi, per l'elettricità, nella stragrande maggioranza dei casi 2 miliardi di metri cubi di gas metano all'anno, e questo potenziale può essere anche aumentato nel momento in cui si produrrà, se riusciremo a raggiungere questo obiettivo, biometano, perché potremo sfruttare tutta quella parte ancora che il sistema, la normativa ci impedisce di sfruttare per la produzione del biometano. Impianti che occupano più o meno 250-280 mila ettari di terreno di colture dedicate su una superficie
arabile totale in Italia di 12.250.000 ettari, quindi questo lo metto solo per chi ci addita come affamatori che portiamo via il pane di bocca, coltiviamo il mais per energia invece di farlo in pane. Sono una serie di becere scuse per aggredire il biogas. Siamo diventati però una realtà importante perché al mondo siamo la terza nazione produttrice dopo Cina e Germania, un numero che ha sorpreso anche me. Contiamo 4 miliardi di capitale investito nel biogas e abbiamo creato 12.000 posti di lavoro, quindi abbiamo tutte le caratteristiche per essere considerati nella maniera giusta e in una maniera molto diversa da come veniamo considerati oggi. Nella nostra prospettiva il biogas non ha più dei obiettivi di sviluppo particolari, perché sapete benissimo che dal 2013 sono cambiate le tariffazioni, quindi non c'è più una grande convenienza nel fare dei nuovi impianti di biogas, per cui abbiamo dovuto correggere la rotta. Questa è una cosa che mi sono posto io in azienda, ma se lo pone qualsiasi, ed è proprio il motivo da cui nasce questa ricerca qui, cioè il trovare delle situazioni che migliorano il potenziale dei nostri impianti, che sfruttano meglio quella che è la produzione delle colture dedicate alla produzione di biogas, e quindi un aggiornamento che non guarda ad abbassare i costi e a migliorare sostanzialmente le produzioni. Quindi questo è il primo motivo. Sicuramente è importantissimo nel discorso del biogas fare delle prove, ma soprattutto è importantissimo condividerle. Ecco perché il progetto Matra Biogas è un progetto che è totalmente aperto, lo è anche per regolamento, non solo per scelta personale, ma è una cosa che io e tutti noi condividiamo assolutamente, perché nel biogas non ci si fa concorrenza. Nel biogas i risultati buoni vanno condivisi, le esperienze buone vanno condivise, e abbiamo tutto l'interesse di portare al nostro impianto quei miglioramenti che possono essere anche di beneficio poi per gli altri impianti e per gli altri ambienti. Meno motivi di polemica creiamo fuori e più ci guadagniamo tutti. L'altro motivo che mi sta a cuore e che mi ha fatto affezionare a questo progetto è il discorso della barbabietola. La barbabietola è una pianta che ho imparato a conoscere nel tempo, me ne sono occupato, come anche per il biogas, sia come produttore che come, diciamo, rappresentante. Ho seguito il mondo della barbabietola da zucchero in Europa e ho seguito quelli che sono non solo gli sviluppi commerciali nel bene e nel male che ha la barbabietola, ma anche l'importanza di questa pianta qui. Noi siamo stati tra i primi in Europa alla CIBE a portare il discorso dell'utilizzo della barbabietola nel biogas. Oggi la nostra esperienza è stata portata, è stata sviluppata anche in paesi come la Germania, e la crisi, diciamo, del settore dello zucchero è stata contrastata dall'Associazione Europea dei Vieticoltori, sfruttando e studiando il modo di sfruttare al massimo le potenzialità della barbabietola. Qui ho portato ad esempio il cartellone dell'ultimo congresso CIBE che si è tenuto a Berlino un mese fa, dove per la prima volta la barbabietola era rappresentata come un multiprodotto, quindi barbabietola che produce zucchero, perché la realtà dello zucchero è una realtà che continua ad essere, e anzi vogliamo che rimanga, e speriamo che rimanga anche in Italia, ma in Europa senz'altro è consolidata, perché ci sono paesi che continuano a investire molto su questo. Però
è una pianta che può produrre anche altro, energia, alimentazione per i bovini, energia per il biogas, energia per il biometano, bioplastiche. La Coprobi, il nostro più grosso produttore di zucchero italiano, è una delle società più avanti nella sperimentazione delle bioplastiche ed è anche seguita attentamente dalla CIBE e dal mondo dello zucchero. Quindi barbabietola e biogas è un connubio che si sta rivelando quasi, quasi perfetto. Poi i relatori che mi seguiranno spiegheranno anche più nel dettaglio quali sono questi importanti valori che si possono trarre da questo connubio, e per cui niente, non ho molto tempo, che penso che ne ho rubato già molto di più di quello che mi aspettava. Vi ringrazio intanto e lascio la parola a Marco Calicelli. Grazie. Grazie Giovanni, mi sentite? Sì. Ma è il compito quindi di introdurre i lavori veri e propri, introducendo appunto quelli che sono poi gli obiettivi del progetto, e poi cercherò un pochino di gestire un attimo i tempi, soprattutto per cercare di stare dentro ai tempi delle presentazioni e magari lasciare spazio un po' anche alla discussione finale. Come ha detto Giovanni, sono Marco Caricelli, presidente di Beta. Beta è una società di ricerca e sperimentazione in agricoltura che è nata nei primi anni 2000 dalla riunione di tutti i centri di sperimentazione e ricerca del mondo industriale e delle associazioni bieticole, quindi della filiera bieticolo-saccarifera. Beta ha una base sociale che è composta per il 50% appunto dalle industrie saccarifere e per il 50% dalle associazioni che sono qui rappresentate anche da Bonardi Scotti, per presidente di ANB, e da Lanfredi, presidente di ECLB, che saluto. Quindi entriamo dentro quello che è il discorso del progetto di oggi, quindi Matra, ovvero matrice alternativa per il biogas. Quali erano le finalità che si era dato al progetto? Già un po' Giovanni l'ha introdotto bene, quindi cercare di andare oltre a quello che era il modello fino adesso consolidato, quindi cercare di trovare delle strade che potessero ottimizzare il modello di gestione di questi impianti di biogas in relazione ai nuovi scenari di carattere normativo, ma anche di carattere agronomico, economico e ambientale, per favorire anche appunto quella che è un po' la sostenibilità ambientale ma anche economica di questi impianti, e soprattutto quello di portare questi risultati della sperimentazione su scala reale. Quindi questo è un progetto che, come vedremo, ha delle basi di sperimentali applicate a una scala reale, quindi molto interessante per chi ha appunto la possibilità di gestire questi impianti di biogas. Gli obiettivi del progetto erano quindi quelli di individuare un nuovo modello di alimentazione della filiera biogas, perché come tutti un po' sappiamo, anche un po' per le polemiche che ha citato prima Giovanni, era un po' nato come un sistema di alimentazione un po' monotematico, basato molto sull'alimentazione a mais, che sicuramente la coltura regina, il perno, attorno a cui vengono come coltura dedicata, viene prodotto il biogas, però essendo una coltura con esigenze in termini di input produttivi abbastanza elevati, si è cercato di trovare anche delle soluzioni appunto alternative che potessero favorire l'ottimizzazione della superficie necessaria all'alimentazione, ridurre anche gli spazi dedicati agli stoccaggi e di conseguenza anche diminuire quello che era l'investimento, che è l'investimento iniziale, quindi la minor superficie dedicata alle trincee e anche un contenimento dei costi colturali, sempre per andare nell'ottica della sostenibilità di carattere, in questo caso, economico, ma anche soddisfare quelli che sono i requisiti della nuova politica agricola comunitaria. Molti siamo nel settore agricolo, quindi sappiamo benissimo che i nuovi parametri del greening impongono non la monosuccessione ma più colture, e quindi devono essere appunto ottimizzate e studiate le soluzioni per poter favorire produzioni efficienti e ottimali di biogas, ma anche quello di incrementare il sequestro dell'azoto durante la stagione più sensibile alla sollecitazione, che è quella invernale, e quindi un miglior sfruttamento delle piogge invernali attraverso un aumento delle colture a ciclo autunno-vernino. Gli obiettivi del progetto quindi ancora sono quelli di rendere più sostenibile l'impatto ambientale dei digestori, e in questo senso si sono individuate due colture alternative come la bietola del sorgo, che sicuramente concorrono a ridurre il consumo di acqua e l'uso di azoto
per queste colture, con un conseguente beneficio per la collettività, chiamiamolo così, attraverso una maggiore disponibilità idrica per altri usi e un minor inquinamento delle falde acquifere. Inoltre, un uso più razionale di terreni agricoli, con una ridotta necessità di aree di stoccaggio cementificate, consentiranno quindi anche una maggiore disponibilità delle superfici per la produzione di alimenti e per le aree di interesse ecologico previste dalla nuova PAC. Le attività previste dal progetto, quindi dopo andremo nel dettaglio con i relatori che mi seguiranno, vertono su tre aree principali. La prima è, si parla di azioni di carattere agronomico, che riguarderanno appunto la valutazione delle colture alternative al mais, la formulazione di un nuovo piano culturale, quindi, e analisi dei consumi idrici e fertilizzanti connessi. Dopodiché passeremo alla valutazione sulla conservabilità di queste nuove matrici, attraverso prove di insilamento, prove di stoccaggio in cumuli, e per arrivare infine a una valutazione di carattere economico ambientale. Quindi io chiamerei al tavolo il prossimo relatore.